il quadro si sviluppa in diagonale, rappresenta la fine del paganesimo e l'inizio del cristianesimo. Infatti alle spalle è rappresentato il resto del tempio. Il particolare che colpisce questo quadro si trova sulla destra. Sì, si sviluppa in diagonale. Viene rappresentata appunto l'adorazione dei magi. Fantastico, ho trovato. Forse ora che ci penso, il colore delle vesti poteva essere più acceso. Le dimensioni un po' più piccole. Voi cosa ne pensate? Trova la stella. La stella che cerca. Se sono destra lo noterai, se l'errore non trovare. Vuoi trovare nel quadro devi cercare. La soluzione. Se 10, abbiamo detto così. 171.
l'installazione di questo quadro accompagnava le mie giornate in questo luogo tetro. Ci chiamavano pazzi, pazzi, quando invece l'unico motivo per perdere realmente la ragione era quella di ricevere amore. Ora sei libero, libero come lo sarai adesso. Non riuscirete a scappare dalla mia ira, mi farò sopraffare. Non perdete tempo a parlare, ma dirigetevi verso le vesti da me lasciate. Se la frase ricomporrai, la porta aprirai. C'è una parola? C'è. Ah, c'è uno scatolo? Avete ricompure? Ah, nel senso che dovete aprire i porti, questi poi aiutate a chiudere. Avete conquistato la libertà? Ah, ecco. Tenendo, guarda. Scopri, stavolta è scritto, sì, nello specchio questo si legge, scopri Aversa con noi. Con una girata intorno dovete trovare un libro. Un libro? Giuseppe Manica, dalla nostra professoressa coordinatrice Capone e dai tutor scolastici Maria Trevico e dei tutor tecnici Angela Di Foggia, Annalisa Lascato, Annalisa Di Cristoforo e Mario Pascalone. Questo evento, oltre che un gioco, è anche una visita centralizzata guidata e grazie alla vostra collaborazione, allo spirito del gruppo, potete risolvere tutti gli enigmi. Mi raccomando, state attenti a ciò che vi si dice e ora vi lasciamo. 776 da Giacomo Gentili e da appunto accesso alla città di Aversa anche per coloro che provengono da Napoli. La casa dell'Annunziata fu voluta nel 1320 dalla regina Giovanna d'Angio e oltre a essere una casa era anche un ospedale e un orfanotrofio. Alla vostra destra trovate una doppia rampa di scalini che termina in un battoncino in ferro battuto e al centro troviamo la raffigurazione dell'Annunciazione. La chiesa quindi la si apre con un ampio trono sorretto da quattro colonne corinzie, quindi un capitello corinzio in marmo bianco cipollino.
Inoltre la chiesa si apre con un'unica grande navata con porta a bocche unghiata con grandi finestroni. Presenta delle cappelle, ne sono 12, sia sul lato destro che sinistro e sono del 600. Inoltre molto importante, state dal demonio. Per questo fecero giungere da Capri il vescovo, che in 17 giorni fece prassi, non diciamo, erano malate di epilessia. Da qui anche il fatto che San Donato protegge gli epilettici. Inoltre è anche il protettore degli orfanelli e dei bambini. Infatti qui ogni anno si tiene la tradizionale benedizione dei panini, che vengono ceduti ad ogni bambino in base al suo peso, affinché il santo lo possa proteggere per tutta la vita. Inoltre nella chiesa troviamo due organi del 600 lignei, dove ci sono dei cariatidi, ovvero dei giovani a torso nudo, che sostengono un architrave su cui poggiano degli angeli, dove è sempre indicato l'acronimo AGP, quindi Ave Grazia Plena. Sono presenti altri due quadri, altre due tele molto importanti, c'è la Deposizione di Cristo, che si trovano nel transetto, la Deposizione di Cristo, che appartiene al pittore, realizzata dal pittore Marco Pino da Siena, un pittore di scuola manierista. Diciamo che di scuola manierista perché possiamo capirlo dal colore che utilizzano i personaggi, perché è un po' rossiccio, e anche dalla loro posizione in naturale. Invece è un'altra tela molto bella e importante. Allora, la Chiesa dell'Annunziata nasce per accogliere i trovatelli, i malati e i poveri. Infatti qui sulla mia sinistra troviamo appunto l'ospedale che a quel tempo se ne occupava, che invece attualmente è stato sostituito alla mia destra invece dall'università. I bambini venivano curati e nutriti fino all'età di 8 anni, quando poi in realtà venivano presi in adozione oppure andavano in affidamento. I bambini diventavano maggiorenni all'età di 18 anni e venivano avviati ad un lavoro, invece le fanciulle diventavano maggiorenni all'età di 21 anni e a quel tempo invece venivano avviate al lavoro di casa. Per le fanciulle però c'era un destino molto diverso rispetto agli uomini, perché per loro era di fondamentale importanza un rito che si festeggiava il 25 marzo di ogni anno, che veniva chiamato sia rito del maritaggio sia rito del fazzoletto svolazzante. A questo punto le donne del pubblico cortesemente seguono la mia collega Alessia. No, adesso rendiamo partecipi anche lì. Ok, mi metto io sola,
c'è niente la ragazza. Non c'è niente. Oggi volete stare più bella la cucina. Non c'è niente. Essere divise sia in balie da latte sia in balie asciutte. Le balie asciutte erano coloro che non avevano il latte materno, quindi non riuscivano ad allattare il neonato, mentre le balie da latte erano le balie che avevano il latte materno e quindi potevano allattare i neonati, sia a pagamento sia per volontariato. Però a quel tempo, quando le balie nutrivano i neonati, c'era il pericolo di trasmettere loro delle malattie mortali, come sempre la sifilide. Per questo motivo, prima di poter allattare, la balia doveva consegnare alla nozziata un certificato, accompagnato il consenso anche del marito. Il certificato presentava sia la data di morte dell'ultimo bambino avuto allattato e sia la buona condotta morale della balia. Fino adesso molto bene. Ehi cara, tutto bene? Sto bene, grazie. Voi? Tutto bene, ma cosa ci fai ancora qui? Perché non siete contenta di vedermi? Certo che sono contenta di vederti, ma speravo che avessi trovato la tua strada. Vero, ho trovato una persona con cui costruire una nuova famiglia, ma ora ho bisogno di conoscere la verità sul mio passato. Non posso aiutarti, e non perché non voglio, ma perché non conosco l'identità di chi ti ha abbandonata. Non ci credo, qualcuno dovrà sapere. Sì, spesso i bambini, quando come te, che venivano abbandonati, i genitori non lasciavano alcuna traccia. Spesso. Perché si non ti lasciavano delle tracce? Allora anche nel tuo caso potrebbe esserci qualcosa. Sì, lasciano un oggetto o medagliette, ma viene tutto registrato. E quella notte insieme a te non ho trovato nulla. Quindi mi state dicendo che ho aspettato e sofferto così a lungo per non poter cambiare nulla. Ho versato lacrime tutti i giorni sperando di arrivare in fretta a questi benedetti 21 anni per non sapere niente. Mi avete promesso tutto di altro che sapere qualcosa. Figlia mia, ed è servito a qualcosa che ha visto la persona forte che sia oggi, pronta ad affrontare il mondo e a crearci una nuova famiglia. No, io non per niente. Se non volete darmi una mano, c'è una cosa. Evitiamo. Oh, non è importante. Chiavi. No, perché non credo sia una bambola parlante o qualcosa del genere. Okay. Andiamo dentro. No. Qualcosa da aprire ancora dovete trovare, ma le soluzioni non sono soltanto all'altezza dei vostri occhi. A volte si possono trovare anche in alto oppure anche in basso. Forse per soglia. Non l'abbiamo provato mai. Non ti è venuto. Questa, no, questa strana no. Dall'altro verso. Girata. Sì. È camma.
Per uscire. Quale è l'uscita? Sento che, allora, non ha detto, sento che l'uscita è vicina. Se vorrei trovare un bimbo dovrei diventare. No, dopo! L'uscita è vicina! Dai, l'uscita è vicina. Guardami! Scusa, l'uscita è vicina. Bella! Bella! È quella fiata, ma non so. L'uscita è vicina. Scusa, Romina, bello! Fai una domanda! Vai, bravo, vai! Significa Versa 1858? Questa è la chiave. Cosa dovete fare? Sì. Uscita. Come sì. Fare? Come uscita, facciamo? Uscita, come fare? Come fare? Come fare? This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. Mercy, begging for mercy, oh. I'm dangerous, so dangerous. I'm dangerous, so dangerous. Baddest mother up in here, and I'm about to make it clear. It's going down like vai, ecco, facciamo uno qua. Ma come immaginavo questo, mamma, guarda come mora adesso, in un
5 stelle in prima stavo nel campetto. Spera nel 40 ci versa su Colenso. Ma non perdo tempo, ce la stiamo facendo. Ya, giro di essere in una testa. Mother up in here.